Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di Player Review per andare a vedere la carta di Matheus Cunha nella sua versione Footies Premium. Mi raccomando, come sempre, questa serie in collaborazione con i ragazzi di The Street. Trovate il link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram. E lasciate un bel like ed iscrivervi al canale, dove nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi. Let's go! Costo naturalmente gratuito, dato che è disponibile tramite obiettivo, complessità di completamento non così esagerata, se non richiede abbastanza tempo per andare a sbloccare prima Renan Lodi, per poi completare questo Matheus Cunha, i soliti 15 gol, in qualche modo comunque si può tranquillamente fare. Il giocatore si presenta con 5 stelle skill, 4 stelle di piede debole, work rate alto normale. Per quanto riguarda il fisico, abbiamo 1,83 m di altezza, 76 kg e body type lean. In abilità la considererei top, dal momento che abbiamo il fatto che Footies Premium, quindi doppio link a tutti i giocatori della Liga, doppio link anche magari Footies Premium brasiliani, e dà comunque link a tanti giocatori appunto grazie alla nazionalità. Per me è un'ibridabilità veramente molto molto buona. Per quanto riguarda il Kermit Style più consigliato, personalmente vi vado a dare quello di cannoniere per andare a aumentare il dribbling, il tiro e il fisico, specialmente la forza fisica, perché così come abbiamo visto con Chiesa ha una problematica in particolare questo Matheus Cunha, ovvero la forza fisica che non gli permette di resistere, dato anche il body type lean, a giocatori particolarmente forti fisicamente. A livello di velocità ci siamo, molto molto buono sia nei primi metri che anche in campo aperto. Abbiamo una caratteristica secondo me fenomenale come la finalizzazione, per cui ve lo consiglio come punta questo Matheus Cunha, meglio in un attacco a due o in un attacco singolo se non vi piacciono i giocatori particolarmente strutturati. Secondo me è veramente interessante, dal momento che abbiamo anche un grandissimo dribbling in agilità, in reattività, comunque anche in equilibrio, che ne fai vincere una grandissima precisione anche nell'utilizzare le skill. Abbiamo modo comunque di girarsi, dato che possiamo fare tutte le skill che vogliamo. Buoni anche i passaggi, diciamo come punta non dobbiamo non abbiamo chissà che problemi da utilizzare magari il passaggio lungo, che è la caratteristica peggiore. Buona visione, passaggio corto e anche comunque un ottimo effetto. Finalizzazione top secondo me, posizionamento, finalizzazione, potenza tiro anche dalla distanza. Può fare anche l'esterno? Sì, secondo me si può fare tranquillamente anche il trequartista esterno oppure l'esterno, dal momento che abbiamo una grandissima appunto velocità, e può fare giocare anche centralmente, non come trequartista dato che il passaggio lungo si farà un po' sentire, ma come seconda punta, prima punta può tranquillamente andare ad essere giocato. Arrivando al giudizio su questo Matheus Cunha, cosa ne penso? Lo consiglio? Non lo consiglio? A mio modo di vedere sì, può essere consigliato. Come voto gli do lo stesso di Mount e James, ovvero 9. Dal momento che abbiamo mezzo voto in meno per il fatto che comunque sia abbastanza occupi abbastanza tempo per appunto essere completato, non tanto magari dopo aver completato Renan Lodi, ma appunto per andare a sbloccare il compagno di squadra. Abbiamo anche tante alternative, per esempio João Félix, per esempio Suarez, Benzema, Vinicius, veramente ne abbiamo tantissime in Liga. Però abbiamo molti aspetti positivi anche come un ottimo rendimento in game. Secondo me è regalato come giocatore per essere gratuito, veramente ottimo come rapporto anche qualità-prezzo. L'ibridabilità che sicuramente è top, dal momento che è Footies Premium brasiliano della Liga, quindi siamo messi benissimo. Per cui secondo me può essere altamente consigliato, però più di 9 non posso andargli a dare appunto per le alternative che presenta e anche per il fatto che comunque non occupi proprio poco tempo andare a sbloccare questo Matheus Cunha. Per cui, ripeto, totalmente consigliato come voto, gli do un bel 9. E voi, cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di The Street, trovate il link in descrizione. Con questo video abbiamo terminato, qui da Bat è tutto, ciao!